Beh, è sicuramente molto suggestivo perché è un paesino, sembra di tornare un po' indietro nel tempo, no? Quindi un tuffo nel passato. Prendere coscienza che facciamo parte, cioè veniamo da quel mondo, rispettarlo e valorizzarlo. Quindi, cioè, ricordarsi che entrambe le realtà, quella contemporanea e quella più antica, diciamo così, dovrebbero coesistere. Nell'opera ho rappresentato un contadino, quindi versione un pochino magari più contemporanea, però un contadino sopra un mulo che trasporta delle merci varie. C'ho anche un cactus con i fichi d'India, tipico, no? Della Sicilia, e viaggia come se, nella mia mente è come se viaggiasse attraverso questi territori e portasse il racconto di quello che è stato, di quello che può essere. Ho messo dell'acqua a ricordo di ciò. I colori pastello penso che conferiscano un tono quasi più poetico, sfumato, che ricorda un po' il passato, no? Quando ci sono anche nei film i flashback, che sono tutti in tonalità un pochino meno vivaci e meno spiccate, quindi credo che sia una tonalità che possa conferire un po' di oniricità, diciamo, all'opera. Beh, sicuramente la tranquillità, il verde, la pace, poi alzare gli occhi e vedere queste rocce meravigliose, questa montagna, aiuta a dipingere. È raro dipingere, cioè comunque lavorare con una tranquillità intorno simile, quindi l'ho apprezzato tantissimo. In un paesino così remoto, no? Rispetto alle grandi metropoli, alle città, pensare di riuscire a intervenire e a portare un messaggio, un ricordo, una testimonianza fin quassù, secondo me mi rende molto orgogliosa.